forse sì. La mia storia è lunga centinaia e centinaia di anni e tante sono le leggende che si raccontano di me. Ah, lo sapete quante sono? Sono tantissime. E ogni volta che ne sento una nuova, rido a crepa pelle. Ma alcune storie sono vere, eh? Ad esempio, lo sapevate che i tre re magi mi chiesero la strada per raggiungere il piccolo bambino Gesù e festeggiare la sua nascita? Ah, io ero troppo impegnata quella notte per seguirli, però poi cambiai idea, sì, cambiai idea e corsi all'impazzata con la mia scopa magica per raggiungerli, ma insomma, arrivai praticamente insieme a loro. Oh, che bella festa fu! Mi avete riconosciuta, vero? Sono la Befana! Sono vecchissima, vedete? E dalla notte dei tempi trascino con me sulla mia agile, veloce e magica scopa volante gli ultimi strascichi dell'anno passato e passo di casa in casa, ovunque ci sia un bambino, per lasciare dei doni, un piccolo dono che sia di buon auspicio, insomma, per l'anno ben iniziato, sì. Ma attenzione! Io non sono una strega, eh? Sì, forse è il mio abbigliamento consunto che ve lo fa pensare. O le mie scarpe rotte. O è forse la mia scopa. Beh, speriamo non sia il mio naso. E comunque, che stavo dicendo? Ah sì, mi soffermo davanti ad ogni bimbo che dorme e resto ad osservare i suoi sogni. Ah, dolci, incantevoli creature. Porto dei dolcetti per voi. Lo so che mi aspettate trepidanti per gustare quelle leccornie. E quel pezzettino di carbone non è soltanto per i bimbi monelli, chiariamo. E più che altro serve per ricordarvi che comportarsi da birichini non porta nulla di buono. In cambio, beh, vorrei solo un mandarino, un bicchiere di vino. E, insomma, sono golosa anch'io, eh. E giusto un po' di carica per ripartire, perché sono vecchia, veramente vecchissima, sì. È il ciclo di tutte le cose. È finito un vecchio anno, uno nuovo è iniziato. Che sia meraviglioso. Ah, bene, ora devo andare. E, insomma, tutti i bambini del mondo attendono i miei dolciumi e il mio carbone. Ciao!